30 secondi, se la notizia di Nainggolan accostato al Torino deve essere seguita oppure no? No, ma col massimo rispetto che noi cerchiamo di avere con quasi tutti, sinceramente è una notizia improponibile per 2, 3, 4, 6, 8, 10 motivi. Il primo, la volontà del ragazzo, che in questo momento vuole restare all'Inter e non prende in considerazione. La seconda cosa, che è più importante della prima, per l'ingaggio che ha. La terza, con tutto il rispetto per il grande Toro, se stai all'Inter oggi pensi di aggrapparti a Conte per poi decidere più avanti, quindi non ci sono state mai le basi, e Cairo come al solito è stato molto sincero. Eccolo, eccolo, Cairo a Sport Italia, poche parole però abbastanza concrete, con Carmine Rossi, assalto al patron del Toro. Ciao. Salve Presidente. Presidente, ma è vero di Nainggolan al Toro? No, 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 non abbiamo mai parlato. Grazie. Ciao. Anche in queste cose si vede l'eleganza di un dirigente, in questo caso presidente, ci sono i procuratori che corrono, si fanno inseguire, che non contano niente. Poi c'è un editore che è il top in Italia e c'è un grandissimo presidente, com'è? Educato, ti dice quelle due o tre parole che però ti chiudono un argomento e le porti a casa. E anche qui si vede la differenza nello stile delle persone, dei dirigenti e dei professionisti. Prima Roberto Scarpini a Goumet, ovviamente abbiamo dato tutti i dettagli, abbiamo spiegato domani mattina, visite che con l'Inter tutto fatto, e quindi adesso vi presentate pronti con i primi colpi di questa estate 2019, Roberto. Beh, si leggono e si sentono tante operazioni legate all'Inter, come ho già spiegato l'altro giorno in ufficio, abbiamo monitor dove vediamo tutte le televisioni che trattano il mercato, e da lì, visto che sono sempre in diretta voi per primi, grazie, sotto la nostra sede, vediamo tutti quelli che entrano, come se ci fosse una telecamera di sicurezza. E quindi vediamo che è arrivato Tizio, che è uscito Caio. E per quanto riguarda invece gli annunci, oggi in realtà è stato il giorno ufficiale di Lele Oriani. Questa è l'ufficialità di giornata di cui mi piace parlare. Dopo 9 anni, no? Come? Dopo 9 anni. Ritorna, una lunga carriera. Forse la può trovare lunga, abbiamo pubblicato poco fa una bella clip che riunisce i momenti più belli della sua storia di calciatore nell'Inter, cresciuto nell'Inter con una grande carriera, grandi trionfi come calciatore, e poi quella da dirigente. Adesso ritorna ed è un ritorno sicuramente gradito, penso a lui, ma anche molto ai tifosi, che hanno sempre avuto una... È considerato dai tifosi come fosse un calciatore, un nuovo acquisto, cioè quello che ho percepito dal pubblico nerazzurro è il gradimento di vedere ritornare Lele Oriani all'Inter. Certo. Fabio Parisi, arriva a Goumet all'Inter, che calciatore è? Calciatore di grande prospettiva, l'Inter ha fatto una grandissima operazione, ha anticipato molte squadre europee che si erano interessate al giocatore, anche fra le più importanti. Cito il Bayern Monaco, cito Manchester City, e ha lavorato bene, ha fatto capire al calciatore quella che era il percorso che voleva fare con lui, il calciatore ha sposato la causa Inter e l'operazione è stata chiusa, credo. Ed è un giocatore di grande prospettiva che imparerà all'inizio insieme a Conte e poi farà il suo percorso. Andiamo subito da Carmine Rossi in esterna, perché si è parlato tanto in queste ore di Sensi, l'Inter, operazione che comunque adesso va a definizione totale, però Carmine ha parlato anche Carnevali, l'amministratore delegato del Sassuolo. Presente anche Carnevali, l'AD del Sassuolo, che ha parlato anche ai microfoni di Sport Italia, ha ribadito sostanzialmente un piccolo grande concetto, ovvero né Inter né Sassuolo al momento hanno fretta nel chiudere questo affare, che però è già ben impostato come abbiamo raccontato. Carnevali ai microfoni di Sport Italia. Ancora raggiunto l'accordo definitivo? Non ancora. Però ormai ci siamo, la contropartita può essere Gravillon. Ma Gravillon è un giocatore che ci interessa indipendentemente da Sensi, ma non solo lui, perché abbiamo anche qualche ragazzo giovane, per cui stiamo facendo delle giuste valutazioni ancora. Direttore, si ragiona sempre sulla base di un prestito? Sì, penso di sì, però dobbiamo ancora definire un po' tutto, non è ancora fatto niente. Si può chiudere entro fine settimana? Ma non abbiamo così tanta premura, né noi né anche l'Inter, per cui vediamo un po' quello che sarà la cosa migliore. Grazie. Grazie direttore.
Nel frattempo, come Carmine Rossi ci ha raccontato nel corso della giornata, Conte aveva posto il veto sulla cessione di Pinamonti, ha avuto delle garanzie in entrata e ovviamente per l'attacco dell'Inter si faranno i conti tra pochissimo con i primi colpi dell'Inter. Pinamonti e il Genoa ormai si tratta soltanto di dettagli, con Capozzucca che è pronto a chiudere l'operazione per portare Pinamonti dopo che l'aveva avuto già Frosinone anche al Genoa. A che punto siamo con la trattativa, Gianluigi Longari? Per quanto riguarda il discorso legato a Pinamonti, la trattativa è praticamente conclusa, nel senso che l'Inter ha trovato un accordo intorno ai 18 milioni di euro con il Genoa e il giocatore peraltro si trasferisce a titolo definitivo in maglia rossoblu con l'Inter, che non avrà un diritto di recompra nei suoi confronti ma che ha un gentleman agreement fissato con Capozzucca e con il management della squadra ligure per avere una prelazione qualora il Genoa dovesse decidere di cedere lo stesso Pinamonti. Possiamo anche aggiungere che tra i nomi che invece il Sassuolo sta vagliando per concludere l'operazione Sensi c'è quello di Sala, che è un giovane terzino che l'Inter aveva dato in prestito all'Arezzo e che insieme a Gravillon potrebbe completare il pacchetto delle contropartite per quanto riguarda un affare praticamente concluso e che porterà appunto Stefano Sensi a vestire la maglia dell'Inter. Allora, prima del mercato di un minuto, per fare il riassunto in 60 secondi, Franco Ceravolo, in questo momento tra le grandi, Juventus, Inter, il Milan, tra poco ne parlerà Alfredo Pedula, il Napoli, Manolasi, ha parlato il papà di James Rodriguez, ha detto Ancelotti come se fosse un padre, Napoli, destinazione gradita. Il vero mercato, secondo te, chi l'ha fatto fin qui? Quello che ti posso dire è che è anche bello vedere dall'esterno in questo momento che l'Inter e Napoli stanno facendo di tutto per colmare questo gap con la Juventus. Hanno fatto dei grandi movimenti, dei grandi acquisti, ancora il mercato, sapete, non è finito, faranno altre cose importanti e questa è naturalmente la via giusta per cercare di vedere un cambiato diverso degli ultimi anni. E anche la Juventus, sapendo che queste società hanno potenzialità economiche per poter cercare di, come dicevo prima, di colmare questo gap, sta cercando naturalmente di ulteriormente rafforzarsi con questi acquisti che si dice che poi ancora qualcuno è stato fatto, qualcuno meno, però sicuramente la Juventus farà altri colpi importanti, penso che ancora sia difficile colmare questa lacuna rispetto alle altre società. Sicuramente l'Inter, che conosco i cinesi, ha delle potenzialità economiche enormi e sono convinto che nell'arco di pochi anni questo gap con la Juventus lo colmerà. Poi naturalmente ci acconto come allenatore e io penso che sappiamo tutti di che cosa è capace di fare e che non è un allenatore qualsiasi, è un allenatore che conosce, capisce e valutare i calciatori. Non tutti gli allenatori sono bravi naturalmente a valutare il vero potenziale umano. Antonio Conte lo posso dire perché lo conosco personalmente e l'ho mandato io in giro a vedere i calciatori quando ha smesso di giocare come osservatore e ti posso garantire che già nelle scelte dei calciatori è uno che vedeva molto lontano, per cui vediamo un grande campionato e sono contento perché il calcio italiano con questi giocatori stranieri, tutte le squadre di Serie A si stanno movimentando per cercare di tenere, voglio dire, il campionato italiano sempre più alto a livello europeo, questa è una bella cosa. Non notate che c'è un ritorno e una valorizzazione maggiore del campionato italiano, cioè certo, i grandi allenatori che rientrano, certo, da Ancelotti a Bravo, Conte, quello che stavo dicendo e... calciatori che un tempo vedevi andar via, oggi tengono in considerazione l'ipotesi, certo, di venire a giocare in questo campionato. Ma con la vendita di Cristiano Ronaldo è stato un apripista Cristiano Ronaldo per questo. Adesso, come ho detto prima, alla fine che il campionato italiano è diventato al centro dell'attenzione di tutti gli operatori di mercato a livello internazionale e a livello di valore, cioè, possiamo metterlo subito dopo cosa, la Roberto. Premier League, forse anche superiore alla Liga. Oggi è diventato il punto di riferimento all'Italia. C'è una cosa molto importante che stanno ritornando anche i tifosi negli stadi, è clamoroso, secondo me la notizia del giorno è clamorosa, che al 27 di giugno l'Inter chiuda la campagna abbonamenti perché ha fatto quello che dovevano fare. Dico un'altra cosa che abbiamo fatto e oggi. E fa la lista d'attesa abbiamo per l'abbonamento dell'anno prossimo. Queste sono cose che si vedevano solo per l'anno prossimo all'Arsenal, al Manchester United o altre cose, cioè la lista abbonamenti chiusa, cioè la campagna abbonamenti che non si apre neanche e si va di prelazione, dico, da padre in figlio o altre cose. Questo è un segnale fondamentale. Se a questo ci attaccassimo anche qualche stadio nuovo, qualche investimento un pochino di più sulle infrastrutture, tutelare le televisioni dalla pirateria, a tornare ai livelli siamo un po' indietro sulle strutture, come dice normalmente, sì, Fabio, siamo un po' indietro, ma però ti ripeto, oggi come oggi avere tutti i calciatori stranieri che non fanno altro di avvicinare mediatore e procuratore per cercare di far sì di venire in Italia, questo per noi è veramente
dopo un po' di tempo è una bella soddisfazione. Le belle notizie che arrivano dall'Inter per la campagna di abbonamenti è molto molto importante, ha fatto bene Fabio Paresi a ricordarlo. Sì, se Lukaku veramente verrà dall'Inter. La situazione di iscrizione è in questo momento Trapani al meglio. Lukaku? Sì, su cose societarie preferisco sinceramente non parlare, anche perché non sto seguendo, auguro il Trapani al Trapani il meglio possibile. Lukaku ha detto sì all'Inter un mese fa, adesso deve andare dello United, accontentando lo United su una base di 70-75 milioni.